Venerdì 17 si sfida la scaramanzia perché per la CGIL e la UIL contano i fatti e un no, grande come un'intera piazza quella di Lanciano alla manovra di governo. Sciopero di 8 ore e a Lanciano si ritroveranno manifestanti da tutto l'Abruzzo, ben 30 i pullman, direzione città frentana. La presentazione delle iniziative, delle criticità e le richieste da parte dei due sindacati da Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo, e Michele Lombardo, segretario generale UIL Abruzzo. La CGIL e la UIL scioperano contro la legge di bilancio, una legge che penalizza i lavoratori dipendenti perché non stanzia risorse aggiuntive per il cuneo fiscale, per il taglio del cuneo fiscale, una manovra che non stanzia risorse adeguate per il rinnovo dei contratti pubblici e quindi non aiuta a superare, diciamo, la perdita del potere d'acquisto che le famiglie italiane, le famiglie abruzzesi hanno subito in questi anni di inflazione importante. Taglia sulle pensioni, tagliando l'assegno pensionistico a 700.000 lavoratori che andranno in pensione nei prossimi mesi, peggiora addirittura per molti aspetti il quadro della legge Fornero, taglia fondi in termini reali sulla sanità, taglia 350.000 euro sulle politiche sociali. Quindi dall'altro lato non fa nulla per rafforzare la lotta all'evasione fiscale, ripropone un nuovo, diciamo, concordato per le imprese. Quindi una manovra che non ci soddisfa, che non aiuta lo sviluppo, che non creerà occupazioni e che non rilancerà la domanda interna. Infine, aggiunge Ranieri, c'è un forte taglio per le infrastrutture in Abruzzo. Col PNRR sono stati tagliati 600 milioni di euro sulla Pescara-Roma e con questa finanziaria si tagliano risorse sull'alta velocità Ancona-Bari. Una manifestazione che si terrà a Lanciano, perché? Lanciano perché noi continuiamo a essere una regione altamente industrializzata, quella è un'area ad alto sviluppo industriale. Noi abbiamo posto a livello nazionale e a livello regionale la posizione del sindacato, che è quella che ha bisogno questo settore di strumenti per poter andare avanti. Riteniamo che le politiche industriali, sia a livello nazionale che a livello regionale, invece sono politiche industriali che non sostengono il sistema industriale.